Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie per gli immeritati per il momento applausi. Mi chiamo Raffaele Tovazzi e con me c'è Francesco Zoppi. Un applauso anche per lui, per favore. Grazie. Sono il cofondatore e direttore creativo di Dottor Podcast e mentre stavamo per entrare in scena ci chiedevamo con Francesco che cazzo mi fosse passato per la testa quando ho scelto questo titolo che mi è stato ricordato questa mattina. Filosofia Sex Pistols, diventare punk per fare innovazione. Ora, il motivo, la causa scatenante di questo tema è che quest'estate abbiamo cominciato a concepire un nuovo podcast, un nuovo original, che riguarda le icone del rock. Le icone non solo del punk rock, ma anche del rock. E allora, quando noi scomodiamo questi grandi della storia della musica, scegliere con chi iniziare è una scelta strategica, una scelta anche gravosa, se volete. E io sono sempre stato appassionato di coincidenze, di sincronicità. Jung diceva che negare le coincidenze significa voltare le spalle a Dio. Ora dobbiamo stare attenti se ci sono delle circostanze che si incastrano tra di loro. Se siete appassionati di musica, se siete appassionati di punk rock in particolare, sapete che i Sex Pistols nascono a Londra nel 1972. In particolare nel quartiere di Shepherd's Bush. Poi succede che incontrano Malcolm McLaren, che li prende, gli cambia nome facendoli diventare, come un rito iniziatico di fatto, i Sex Pistols, che noi tutti quanti abbiamo conosciuto, e li sposta. Li chiama Sex Pistols in primo luogo perché lui aveva una bottega con una giovanissima Vivian Westwood al 430 di King's Road, poco distante da dove sono nati i Sex Pistols. Sex Pistols, V12, Shepherd's Bush, South Kensington, invece c'è la bottega di Vivian Westwood, che si chiamava Sex. Quindi pensava di fare di loro i loro testimonial per vendere magliette, in ultima analisi. Ma poi li sposta, dicevo, da Shepherd's Bush e li trasferisce a Denmark Street. Chi di voi è mai stato a Londra per alzata di mano? Chi di voi è mai stato a Denmark Street? Ok, posso alzare la mano per dire che le persone che hanno alzato la mano o sono grandi appassionati di musica o sono addirittura musicisti. Perché Denmark Street è la cazzo di Mecca dei chitarristi e dei musicisti. Una via che è lunga 200 metri, ad occhio, dove ci sono 9 negozi di musica. Se cercate una chitarra particolare, dal vintage al moderno, la cazzo la trovate al 100%. E alcuni territori hanno un che di magico, è inutile voltare le spalle a questo. Perché al centro di Denmark Street, a quello che oggi si chiama Regent Sound, hanno registrato il loro primo album degli sconosciuti, come i Rolling Stones. E accanto a questo c'è attualmente un negozio di musica che si chiama No Tom Guitars, che era la prima sede storica proprio dei Sex Pistols, che sono nati a Denmark Street. Ora, perché vi dicevo sono appassionato di sincronicità? Perché io vengo da Shepherd's Bush, ho fondato Dottor Podcast a Shepherd's Bush e recentemente, grazie ad un sodalizio che abbiamo chiuso con il gruppo Mediaset, in particolare con Publitalia, abbiamo trasferito la sede dell'azienda, cambiando le nome in Dottor Podcast, proprio accanto a Denmark Street. Ora, se ingiustificati erano i vostri applausi quando abbiamo cominciato, ingiustificato è anche il paragone quando si parla di Sex Pistols. Una band che genera un sacco di aspettative. Aspettative che è facile deludere, aspettative che vi do la certezza deluderò. Ma poi ho riflettuto anche su questo. Che c'è di male nel deludere le aspettative? In fin dei conti, quando gli psicologi parlano di sublimazione parentale, nell'adolescenza tu devi deludere le aspettative dei tuoi genitori. Prima sei un bambolotto, plasmato a loro immagine e somiglianza, proiettano delle aspettative su di te e poi ad un certo punto c'è una rottura. Boom! E lì cominci a sviluppare la tua personalità. Ecco, il punk sta alla storia della musica un po' come l'adolescenza sta all'età della vita.
È un'epoca di trasgressione. È un'epoca di infrazione. È un'epoca senz'altro di rottura. Una rottura che è stata messa a disposizione pressoché di chiunque. Perché uno dei grandi valori del punk, a mio modesto avviso, da appassionato, è l'accessibilità. Voi pensate una cosa. Noi ci troviamo nella bellissima Milano, piena di capolavori. Io questa sera dormo dal mio amico Max, che abita dietro al Duomo, e lui ogni tanto ci passa davanti, chiaramente abitandoci lì, ma non lo vede più il Duomo. Io che vivo a Londra, passo davanti al Duomo e devo sempre fermarmi per ammirare tutta quella bellezza. Stupendo! Una roba che non ha senso! Nella storia dell'arte, della musica, della filosofia, lì dentro c'è tutto! 3.400 statue! Una roba che non ha senso! Però, ditemi una cosa, se voi avete ammirato la bellezza del Duomo, v'è mai venuto da dire quella roba lì la facevo anch'io? No, vero? E non ha senso questa domanda o questa affermazione. Quella roba lì non la potevi fare anche tu, perché rappresenta un esempio talmente elevato da risultare irraggiungibile. Ti paralizza la sua bellezza e di conseguenza non ti spinge all'azione. Prendiamo per esempio un'opera di Lucio Fontana. Ci avete presente Lucio Fontana? Quello dei tagli. Ora, se siete appassionati d'arte, non siete appassionati di Marte, di arte, in cuor vostro, però quella vocina dentro di voi che ogni tanto esce, quella roba lì la potevo fare anch'io. Chi l'ha pensato almeno una volta nella vita, siate onesti. Anch'io l'ho pensato. Ed è una stronzata. Perché altrimenti vi chiamereste Lucio Fontana. E con quella considerazione ignorate i presupposti di Lucio Fontana. Lucio Fontana nasce nel 1899 in Argentina, figlio di espatriati, e si muove poi in Italia. E nel 1917 ha un'idea brillante. Mi arruolo come volontario per la Prima Guerra Mondiale. E lì Lucio Fontana che cosa scopre? Scopre la morte. Scopre il terrore. Scopre le cose che non riesce più a dire o non può dire di un conflitto mondiale, mai stato così sanguinoso. E per rendervi conto la portata dello scempio della guerra, basta che andate a visitare un altro monumento qui a Milano, che è il Cimitero Monumentale. Andate a vedere i caduti della Prima Guerra Mondiale. 1917, 1917, 1917. 1917, e io quando l'ho visto per la prima volta mi sono detto: una generazione di adolescenti italiani è stata rasa completamente al suolo in 2 anni. E con l'avvento della fotografia, che rappresentava meglio la realtà di quanto avesse fatto l'arte, se tu vuoi far l'artista e dopo la Prima Guerra Mondiale c'è la Seconda Guerra Mondiale, che cazzo rappresenti? Sei disarmato di fronte a quell'emozione. E nella destrutturazione ti rendi conto che le parole, che i linguaggi non funzionano più. C'è solo la tua emozione, l'assenza di futuro, l'assenza di prospettive. E allora sì, lo tagli il quadro. Perché diventa la manifestazione fenomenica della tua emozione. Ecco, Lucio Fontana è fottutamente punk. Perché ha tanto in comune col punk. Il punk dipende dal conflitto. Vi ho citato Lucio Fontana, citiamo il punk rock per come noi lo conosciamo. Pensate che nasce negli Stati Uniti, anzi viene concepito negli Stati Uniti, e poi ha la sua gestazione in Inghilterra, in particolare a Londra. E Londra di quegli anni non era la Londra figa di oggi, la Londra ricca di oggi. La Londra di quegli anni era una Londra del dopoguerra. Oggi Londra perché è così ricca? Perché è la lavatrice mondiale. Si ricicla più denaro sporco a Londra che in qualsiasi parte del mondo. E questo ricade in benessere sociale che tu vedi. Al tempo però no.
Perché noi quando pensiamo al dopoguerra italiano pensiamo ad un'epoca gloriosa, giusto? Il grande dopoguerra, l'inizio delle grandi famiglie, di un'epoca di grandissimo benessere. Londra, no! C'erano i razionamenti di cibo. Una pinta di latte per famiglia. Una confezione di una roba che sembrava cracker per bambino. That's it. E in quel disagio non c'è futuro, c'è dolore. Sono caduti tutti gli ideali che avevano raccontato gli hippie e nasce il punk. Stessa cosa la potremmo dire sui ideali e la prosperità degli anni Ottanta, che ha dato vita al grunge, per esempio, Kurt Cobain e tutto il movimento di Seattle. Il punk nasce dal conflitto e se non ve ne siete ancora resi conto, siamo in un conflitto. E il punk sta tornando fortissimamente di moda. E che cosa ci ricorda il punk? Ci ricorda che di fronte al conflitto, allo sgretolarsi delle nostre certezze individuali e collettive sul futuro, l'essere umano è nudo davanti alle proprie emozioni. E da lì bisogna partire. Voi magari avete studiato gli alchimisti. Gli alchimisti raccontavano che se io prendo una materia grezza, come la società, la processo attraverso un forno che chiamavano Atanor, quello che esce è l'oro, il distillato aureo. Il secretum lo chiamavano, da cui deriva la parola segreto. Il segreto del punk è proprio privarsi dalle infrastrutture, da ciò che non è funzionale. E prima vi parlavo di accessibilità. Tanti giovani britannici, ma non solo, guardando i Sex Pistols, hanno ritenuto quell'arte espressiva accessibile. Lì sì, dicevano, se l'hanno fatto loro, allora lo posso fare anch'io. Ed era vero. Brutti, stonati, che suonavano fuori tempo. Perché non è un fatto razionale tecnico. C'è qualcosa di più. C'è l'emozione e l'espressività dell'emozione. Che conta di più. Quindi i punk rocker sono in un certo senso alchimisti? Sì. Perché no? Quando si cita il punk c'è una parola che viene sempre fuori. E questa parola è bellissima, se chiede a me. Anarchia. Se io vi chiedessi, ditemi una parola che vi viene in mente se vi dico anarchia. Probabilmente sento le voci che dicono caos, casino, vandalismo. Ma anarchia non è quella roba lì. Io per comprendere l'anarchia leggo i grandi classici dell'anarchia. Enrico Malatesta, che ci ricorda l'etimologia di anarchia. Qual è l'etimologia di anarchia? Assenza di governo. L'anarchia è assenza di governo. E perché l'anarchia ispira il punk? Perché per fare vera innovazione, non solo nella musica, ma anche in altri ambiti, noi dobbiamo rifiutare degli assunti che tutti quanti danno per scontati. Qua dice fare innovazione. Innovazione è una parola bellissima che deriva dal latino in nova agere, mettere in azione cose nuove. E delle volte, ce lo insegna Socrate con la sua maieutica, per mettere in azione idee nuove dobbiamo distruggere qualcosa del pensiero prevalente della nostra epoca o di altre epoche. In un certo senso, metaforicamente, il bambino deve uccidere il genitore per affermare se stesso nel mondo. Ho cominciato a parlare di assunti, di aspettative, di adolescenza, ed era la prima A. Poi ho parlato, dopo le aspettative, di come l'accessibilità sia un valore fondamentale del punk rock, seconda A. Poi abbiamo parlato di alchimisti, terza A. Poi abbiamo parlato di anarchia, quarta A. Mi piacciono la presto solo io, sta roba qua? Cioè, di fare tutti i titoletti con la A di anarchia cerchiata. Bello, vero? Infatti, riprendo da qua. Dicevo, la quarta è anarchia. C'è una quinta parola che per me rappresenta meglio di altre il punk rock nella sua essenza filosofica. E questa parola è amore. Perché se noi accettiamo che l'anarchia
derivi da un'assenza di governo. Noi siamo governati dalle stelle, che decretano la stagione, decreta come noi ci vestiamo durante la stagione. E per affermare se stessi, delle volte abbiamo bisogno di negare le stelle. Cosa c'entra il desiderio? C'entra. Perché la parola desiderio viene anche questa dal latino. Desidera. De è una negazione. Sidera significa stelle. Il contrario di desiderare è considerare. E questo lo fanno gli alberi. L'albero considera che la stagione sta cambiando. E quindi lascio andare le foglie, appassisco, vado in autosussistenza in attesa della primavera. Considero che sta cambiando la stagione. E allora torno a sbocciare, a proiettarmi per il mondo. Gli esseri umani sono tali e sono qualcosa di quanto più vicino al divino che esista, perché riesce a desiderare ciò che non esiste. Io a Londra in gennaio, febbraio, quando il sole tramonta alle 3 e sorge verso le 9:30, desidero il clima italiano, soprattutto quello del Mediterraneo, soprattutto quello estivo. Ma per farlo devo negare le stelle. Ecco, il punk rock è quella roba lì. Per quanto perverso e strano possa sembrare quello che vi sto per dire, senza la regina Elisabetta non avremmo mai avuto i Sex Pistols. C'è uno dei discorsi più belli a Londra, è se prendete la linea metropolitana Central Line, la rossa, e scendete a St. Paul. Uscite a St. Paul e attraversate il Tamigi attraverso quello che viene chiamato Millennium Bridge. A 2/3 di Millennium Bridge voi vi rivolgete lo sguardo a sinistra e vedete un quadro. Vedete 6 secoli di storia di Londra che si sovrappongono, accavallano e coesistono. Avete lo Shard di Renzo Piano, avete Tower Bridge all'orizzonte, avete la Torre di Londra, avete lo skyline che si vede in lontananza. E io mi dico tutte le volte, quanto è magica sta città che riesce proprio in questa spinta verso l'innovazione e la trasgressione a tenere in vita delle tradizioni che più obsolete non potrebbero essere. Ecco, se mi chiedete qual è l'essenza del punk rock, per me sta proprio in questo, nella capacità di analizzare quelli che sono i vincoli che noi tutti diamo per scontati e di infrangerli, distruggerli, sapendo che in fondo a quel forno che gli alchimisti chiamavano Atanor troviamo qualcosa di più dell'oro, troviamo la nostra essenza, che è quella dei bambini. I bambini sono un tutt'uno con la propria espressività e hanno questa urgenza espressiva, questa urgenza creativa. Se prendo una chitarra, la metto in una stanza con dei bambini, non chiedono posso. Magari quelli più educati, i miei no, non chiedono posso. Cominciano a suonare perché l'urgenza espressiva ha la meglio sulle regole del bon ton. E per me i bambini sono sempre stati grande esempio e grande ispirazione. Perché io vedo tante intenzioni intorno all'innovazione, ma spesso dai brief creativi escono cose estremamente banali. Qual è l'establishment che noi oggi dobbiamo sfidare? È quello dei video, è quello dei social network, è quello che ci spiega il successo dei podcast. Io ho fondato una Audio Factory e mi sono chiesto, ma cos'è che piace così tanto alla gente dei podcast? Voi ve lo siete chiesti? Perché adesso è diventata una questione? Perché soprattutto dopo il Covid il mercato del podcasting ha accelerato così tanto? Perché siamo tutti orfani di emozioni. Siamo tutti quanti anestetizzati da dinamiche e da uno scroll compulsivo che ci allontana da quello che sentiamo. E i podcast invece sono il canto, sono un inno di quello che noi sentiamo veramente. Vi racconto com'è nato Dottor Podcast. Ero in metro e il metro è un grande acquario dove tu osservi le persone e tenti di intuire che cosa cazzo gli passa per la testa.
e vedo gente che scrolla, gente in stato alterato di coscienza, vedi che è lì, ma non è lì! E poi vedo una bellissima ragazza che sorride con le cuffie. Io sono un filosofo del linguaggio e quindi quello che mi è sempre appassionato è capire come il linguaggio cambia i comportamenti della gente. E il mio primo pensiero è stato, sbircio che musica sta ascoltando, si parla di 6 anni fa, perché quella musica magari ha degli effetti benefici. Mi piace l'effetto che fa. Consiglio ad un mio cliente di usarla in una pubblicità, magari. E allora, a mo' di stalker, cioè mi avvicino e sbircio. E scopro che sta ascoltando un podcast. E poi comincio a osservarla e vedo come sta la gente che non ascolta podcast. Come sta lei che sta ascoltando un podcast. E capisco che si è proiettata completamente in un altro mondo, dove noi possiamo respirare a pieni polmoni l'intimità. Per dirvi come il podcast e il punk, la filosofia punk che c'è nel podcast, cambi i nostri stessi clienti. Spesso noi arriviamo in una chain che vede già una campagna strutturata per la televisione, una campagna strutturata per la radio, una campagna per billboard, cazzi, mazzi, avanza qualcosa, chiamiamo Dottor Podcast. La creatività, per così dire, l'hanno tutta esaurita prima. Perché ci sono delle regole molto rigide, soprattutto quando si parla di video. E destrutturando ad una questa regola, alla fine andiamo all'essenza, che è: qual è la storia che volete raccontare? E spesso proprio questo cambiamento che porta a di togliere i social, togli questo, togli quell'altro, togli il video e vai sull'unica cosa che conta, qual è il tuo messaggio? Ecco che vediamo sbocciare l'innovazione. Quelli che ritenevamo dei manager annoiati diventano straordinari creativi. E dico, questo è punk. Perché? Perché nel podcast, essendo un medium nuovo, relativamente nuovo, in Italia è senz'altro nuovo, puoi osare cose che in televisione mai ti permetterebbero di fare. E allora lì facciamo innovazione e ci divertiamo. E parlando di radio, 2 mesi fa sono stato ospite del mio amico Max Brigante, con cui vado spesso in diretta su Radio 105, e a lui piace provocarmi. E durante una diretta mi fa, filosofo, cioè manco al filosofo, ma gli facciamo le domande, quelle impegnative, quelle toste, quelle che si fanno ai filosofi, facciamole. Filosofo, qual è il senso della vita? Anche lì, il rischio di deludere le aspettative è altissimo. Ma ancora una volta mi ricordo che non c'è niente di male nel deludere le aspettative. Ci penso un istante e devi farlo nel giro di 20 secondi. Perché in radio funziona così. Disannunci un disco, fai una domanda del cazzo, qualcuno risponde, discuti un po' e poi lanci un disco. Qual è il senso della vita? E io gli rispondo, guarda, ci ho pensato. E per me il senso della vita è provare emozioni e avere storie da raccontare. Non necessariamente belle emozioni, emozioni e storie da raccontare. Non sei mai veramente fregato quando hai una storia da raccontare, si dice in un film, e qualcuno a cui raccontarla. E io penso che in questa risposta ci sia non solo l'essenza di Dottor Podcast e in quello che facciamo tutti i giorni per i nostri clienti, ci sia l'essenza del punk rock e ci sia l'essenza stessa della vita. E per mostrare come tutto è collegato, io mi sento dal più profondo del cuore di ringraziarvi, perché su questo palco, per 30 minuti, io ho provato emozioni e ho una bellissima storia da raccontare grazie a voi. Grazie. Francesco Zoppis. Grazie.